scarti di cartiera, l'allarme delle aziende, mancano gli impianti per lo smaltimento del Palper, se ne è parlato nell'ambito della presentazione della seconda fase del progetto EcoPulp Plast. Folla record per i Gorillaz, 12.000 spettatori, tutto esaurito in Piazza Napoleone per l'unica data italiana della band britannica. Ad Alberto Collodi il Palio di San Paolino, il balestriere del terziere San Salvatore ha vinto l'edizione 2018 della competizione svoltasi in piazza San Martino. Il Pucciniano apre con Turandot, dopo il concerto inaugurale di Bocelli parte l'estate operistica a Torre del Lago, su Noi TV l'appuntamento con il Salotto dell'Opera. Sport, la Lucchese ora è fuori dalla Serie C, comunicazione ufficiale della Covisoc, rimane solo la possibilità di un ricorso entro lunedì ma accompagnato dai pagamenti. Intanto Fanucchi saluta i rossoneri. Entra nel vivo il calciomercato nelle categorie dilettanti, il Viareggio ufficializza Pagliuca, nel Pietrasanta potrebbe ricostituirsi la coppia dei fratelli Tosi. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il TG Noi. In primo piano i problemi delle aziende cartarie lucchesi, se ne parla ormai da mesi, da anni, lo smaltimento del Palper, mancano gli impianti sul territorio, se ne è parlato in Confindustria in occasione della presentazione della seconda fase del progetto EcoPulp Plast. Partiamo proprio da questo progetto, e ve lo ricorderete, il progetto che prevede la realizzazione di pallet in plastica partendo proprio dagli scarti di cartiera. Vediamo. Entra nel vivo il progetto EcoPulp Plast per la produzione di Europallet realizzati con il pulper, lo scarto plastico residuo dalla lavorazione della carta riciclata. Nella sede di Confindustria Toscana Nord di Palazzo Bernardini è stata annunciata la seconda fase del progetto con la promozione della nascita della SRL EcoPulp Plast che produrrà e distribuirà i pallet. Capofila del progetto è la ditta Selene che in collaborazione con Lucenze, Serveco e Zero Waste Europe ne ha iniziato lo sviluppo nel 2015 grazie anche ad un contributo europeo del programma LIFE di 750.000 euro. Adesso l'attenzione è rivolta al mercato e alla commercializzazione di questo prodotto nato con lo scopo di inserirsi all'interno della filiera di smaltimento degli scarti delle industrie cartarie. Il mercato di destinazione è la cosa importante per avere successo e cerchiamo la collaborazione di tutte le aziende locali, senz'altro le cartiere, ma l'inizio della sperimentazione viene fatto a livello nazionale con Eni Versalis tramite il loro sistema di noleggio PRS olandese e anche con Unicop Firenze che ci fa provare nei loro magazzini questi pallet per l'uso interno e quindi cerchiamo soprattutto di piazzarli vicino in modo che non hanno completare l'economia circolare che era l'obiettivo di questo progetto. Avete sentito quindi la seconda fase di questo progetto che però a detta degli industriali, delle aziende cartarie non potrà risolvere del tutto il problema dello smaltimento del Palper. L'allarme su questo fronte è stato lanciato di nuovo appunto in Confindustria. Ancora Luigi Casentini. Ciò che è emerso durante la presentazione del progetto EcoPulp Plast è che questo, per quanto virtuoso e meritevole di attenzione, rappresenta solo una goccia nel mare per la soluzione delle problematiche di smaltimento degli scarti di cartiera. La posizione di Confindustria, già esternata nei mesi scorsi, è stata ribadita nel suo intervento dal presidente della sezione carta Tiziano Pieretti, che ha nuovamente elencato le problematiche italiane legate allo smaltimento del pulper, che spesso portano al dover conferire in discarica la carta da riciclare, vista l'impossibilità per le aziende cartarie di eliminare gli scarti dei procedimenti di lavorazione per la mancanza di impianti di incenerimento. Politiche ambientali che però, secondo Pieretti, hanno l'effetto esattamente contrario, andando contro l'ambiente e all'economia circolare.
Noi all'interno dei nostri impianti, dopo aver recuperato il 90% della carta da macero che proviene dalla raccolta, ci rimane un 10% che è legato da plastiche, da materiali che normalmente in Europa si utilizzano criteri di incenerimento o di termovalorizzazione per poter avere lo smaltimento di questi materiali. Il pericolo che noi avvertiamo in questo momento è quello che, a causa anche della mancanza di impianti, ci possa essere un impedimento di continuare a essere così virtuosi e quindi di raccogliere carta da macero. Questo comporterebbe che oggi parliamo del pulpo di cartiera come un 10% del residuo della raccolta differenziata, significherebbe che il sistema dei rifiuti nazionali si caricherebbe della carta da macero da smaltire. Abbiamo un meccanismo in Italia ormai strutturato che si divide tra problemi politici, problemi di sindrome di NIMBY che creano l'impossibilità ad intervenire con impianti fattivi. Questo non è però un problema toscano, è un problema nazionale a mio avviso, è un problema per il quale, quando non saremo più in grado di smaltire i materiali, ci renderemo conto che forse dobbiamo lavorare sugli impianti. Cambiamo completamente argomento, torniamo a parlare del Lucca Summer Festival, perché giovedì sera c'è stato il tutto esaurito in piazza Napoleone, 12.000 spettatori per il concerto dei Gorillaz. Tolti 23.500 per Roger Waters all'ex Campo Balilla, il concerto dei Gorillaz di giovedì sera è stato quello che per adesso ha fatto registrare il maggior afflusso di pubblico per l'edizione 2018 del Lucca Summer Festival. Erano infatti circa 12.000 i fans venuti da tutta Italia e dall'estero per l'unica data italiana della virtual band nata dalla mente geniale di Damon Albarn, The Blur, alla fine degli anni 90. Uno show che ha visto i componenti reali della band muoversi sul palco sovrastati nei maxi schermi dai loro alter ego animati creati dalla matita di Jamie Hewlett, 2D, Noodles, Russell, Hobbs e Ace, e la piazza balla trascinata dai ritmi di classici come Feel Good Inch. Ancora un successo dunque per la rassegna allestita da Mimmo D'Alessandro, che però non ha mancato di esprimere nuovamente il suo disappunto per come è stato gestito il maxi evento di mercoledì sera all'ex Balilla. Ancora strascichi polemici dunque, ma che sembrano non intaccare minimamente il grande richiamo di pubblico dei concerti del Lucca Summer Festival. Ancora polemiche e ancora code su Viale Europa e i viali di circonvallazione a Lucca a causa proprio della chiusura di Viale Carducci per permettere lo smontaggio del palco del concerto di Roger Waters. Queste immagini sono state girate questa mattina. La riapertura della strada è in programma per questa sera. È stato dimesso dall'ospedale Santa Chiara di Pisa l'imprenditore di 85 anni che giovedì è stato vittima di un grave infortunio sul lavoro che gli ha procurato l'amputazione di 3 dita della mano destra. L'uomo, titolare di un'azienda che produce macchinari per cartiere, è rimasto con la mano schiacciata in un macchinario che stava installando. Il fatto è avvenuto all'interno di una cartiera di Porcari. Su questo fatto, tra l'altro, ci dobbiamo scusare perché nell'edizione di giovedì delle 18.30 del TG Noi erroneamente abbiamo indicato come vittima di questo infortunio il titolare della cartiera di Porcari, e invece non era così, si trattava del titolare dell'azienda che installava le macchine. Di questo errore ci scusiamo con i diretti interessati.
Cambiamo ancora argomento e parliamo del palio di San Paolino che si è svolto giovedì sera in piazza San Martino. Vediamo come è andata in questo servizio. Alberto Collodi del terziere San Salvatore è il vincitore del palio di San Paolino 2018. Collodi ha prevalso al termine di una gara come al solito combattuta e appassionante, seguita da un numeroso pubblico in piazza e trasmessa in diretta da Noi TV. La competizione che si è svolta in piazza San Martino è stata preceduta da uno spettacolo di danza rinascimentale e dalle ballate intonate da Gildo De Fantardi. Poi c'è stata la gara vera e propria. A sfidarsi sono stati 28 balestrieri dei terzieri San Paolino, San Salvatore e San Martino. Obiettivo: centrare con il dardo la brocca posta a 36 metri di distanza. La gara risale al XII secolo ed è stata ripresa e rilanciata dalla Compagnia dei Balestrieri secondo le antiche regole. Dopo la serie di tiri la brocca è stata esaminata dalla giuria e dopo uno spettacolo di sbandieratori della Compagnia Balestrieri i giurati hanno emesso il verdetto. Quarto classificato Massimo Baldocchi del terziere San Martino. Terzo Francesco Bellandi del terziere di San Salvatore. Secondo Antonio Corsini di San Paolino. E primo, come detto, Alberto Collodi di San Salvatore, che ha così ritirato tra l'esultanza generale il palio realizzato quest'anno dalla studentessa del liceo artistico Rebecca Ricci. Il 44esimo palio in onore del patrono San Paolino. Nuova assoluzione per il sindaco di Vaglisotto Mario Puglia. Stavolta l'accusa era quella di aver autorizzato lo svolgimento di una gara di fuoristrada 4x4 in località Vaiano, in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. I fatti risalgono al 2015, il processo è stato celebrato presso il Tribunale di Lucca e alla fine il giudice Gerardo Boragine ha assolto il sindaco perché il fatto non sussiste. Il primo cittadino è stato difeso dall'avvocato Daniela Forti di Pietrasanta. Assieme a Puglia è stato assolto anche l'organizzatore della competizione. E adesso andiamo ad Altopascio dove torna l'appuntamento con la Notte Bianca in programma sabato 14 luglio a partire dalle ore 19. E queste immagini si riferiscono a una Notte Bianca di diversi anni fa sempre ad Altopascio. Il tema scelto per l'evento di quest'anno è quello del ritorno al passato. Le iniziative che si svolgeranno in centro storico coinvolgeranno commercianti e cittadini con musica dal vivo, allestimenti a tema, intrattenimento, figuranti, balli e molto altro. Ogni angolo piazza del centro farà rivivere le atmosfere di un'epoca, dagli anni 30 ai nostri giorni. In esposizione anche la DeLorean, la macchina del tempo resa celebre in tutto il mondo dalla trilogia cinematografica Ritorno al futuro. La notte sarà chiusa in Piazza della Magione dalla Silent Disco, grazie all'utilizzo di speciali cuffie tutti potranno ballare al ritmo di musica in piano centro senza per questo disturbare i residenti. Quindi appuntamento sabato sera ad Altopascio con la Notte Bianca. E adesso parliamo di opera perché prende il via la vera e propria stagione operistica al Pucciniano di Torre del Lago e torna anche su Noi TV l'appuntamento con il Salotto dell'Opera. Sabato sera si alza il sipario sul cartellone operistico del 64esimo Festival Puccini. Dopo il grande successo del concerto inaugurale con Andrea Bocelli, al Gran Teatro all'Aperto di Torre del Lago andrà in scena Turandot nell'allestimento curato per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Sul podio di orchestra e coro del Festival il maestro Alberto Veronesi. A spiccare nel cast grandi artisti di fama internazionale, Martina Serafin nel ruolo della crudele principessa, Amadi Laga sarà il principe ignoto, Calaf e la povera Liu sarà Lana Kos. La seconda volta all'opera di Alfonso Signorini, che quest'anno dirige anche la Bohème, vedrà sul palco anche i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi. Probabilmente in platea la regina della TV non ci sarà, ma sono attesi comunque ospiti di primo piano dello spettacolo, da Nicoletta Mantovani a Mara Venier a Rita Dalla Chiesa, personaggi della moda con Lavinia Biagiotti e esponenti della politica. Prima dell'opera ci sarà un encomio per il tenore franco tunisino
Amadi Laga, consegnato dal console della Repubblica Tunisina e dal console generale di Tunisia a Firenze. Con l'apertura della stagione lirica torna su Noi TV il tradizionale appuntamento del Salotto dell'Opera. Sabato sera per Turandot e domenica per Tosca saremo in diretta dalle 20 dal foyer del Gran Teatro per una intensa anteprima con interviste ai protagonisti, agli ospiti e tante curiosità. E anche quest'anno le opere del Festival Puccini saranno trasmesse a settembre su Noi TV. Due aggiornamenti. Il primo è sulla vicenda KME. È stato firmato il passaggio dai contratti di solidarietà in essere alla cassa integrazione straordinaria per i mesi di luglio e agosto fino al 23 settembre. I sindacati hanno chiarito che si tratta di un passaggio essenziale che consente di arrivare al 23 settembre con maggiori garanzie per il futuro. Aggiornamento anche per quanto riguarda la vicenda dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Pietrasanta, che è arrivata ed è Paola Brizzolari che era il nominativo indicato dalla maggioranza. Paola Brizzolari è stata eletta con 10 voti. E adesso andiamo in Garfagnana. Se non conoscete l'albero delle farfalle, ve lo presentiamo in questo servizio. Tra le piante invasive che da alcuni anni stanno prendendo campo nella nostra penisola c'è la Budleia Davidii, comunemente conosciuta come albero delle farfalle. Questa pianta è stata importata oltre un secolo fa per abbellire i giardini delle ville europee, ma oggi si sta espandendo fino a diventare addirittura invasiva. La pianta, che può raggiungere anche 5 metri di altezza, gradisce molto i terreni calcarei e nel periodo della fioritura è caratterizzata dalla presenza di tantissime farfalle. Ma perché? Perché contrariamente a quanto possiamo pensare e naturalmente sentire noi con il naso, noi umani, che non troviamo gradevole questo profumo, per le farfalle invece si tratta di una pianta che emette evidentemente profumi che loro cercano e vanno con i loro apparati boccali, detti spirotrombe, a suggere dal calice piccolo di queste fioriture straordinarie. Questa pianta può essere utile anche per altri scopi? Esistono almeno due tradizioni, due usi. Uno è comprovato, uno invece è mitologico. Quello comprovato è che frequentemente nel passato, la pianta è arrivata all'incirca nel 1700 qui dalle nostre parti, poi nell'Ottocento è diventata molto diffusa, e con le aste diritte dei suoi steli si facevano appunto le frecce, l'arco di Tasso e le frecce di Budleia. L'altro scopo mitologico è che serve ai rabdomanti per trovare l'acqua. In effetti la pianta cresce frequentemente e in maniera invadente lungo i torrenti, ha quindi un rapporto con l'acqua. Sono iniziati a San Vito, nel quartiere di San Vito a Lucca, gli incontri dal titolo Conversazioni di Architettura. Il primo incontro era in programma oggi con Lamberto Molteni, architetto della modernità. Prossimo incontro il 20 luglio con Bruno Belluomini. Incontro dal titolo La trasformazione delle città attraverso i piani di recupero. Gli incontri si svolgono alla casa del quartiere di San Vito in via Simonetti. E adesso chiudiamo con la rubrica L'Ancora. Ancora una volta una notizia passata in sordina, eppure di notevole peso, nel clima fanatizzato di queste settimane. Le chiese cristiane di Viareggio, la cattolica, la valdese, l'ortodossa, la romena, hanno lanciato un appello per l'accoglienza dei migranti. Ma rispetto ad analoghe iniziative di altre comunità, qui c'è qualcosa di più e di nuovo, come spesso accade per strutture con finalità spirituali. Queste, per propria natura, si portano dentro una radicalità che non si nasconde né si fa mediare e lo svela proprio quel manifesto appeso sui muri di culti diversi quando richiama direttamente la responsabilità dell'Occidente e dell'Europa dell'olocausto dei morti affogati. Qui c'è un invito alla una riflessione, a non voltare la faccia da un'altra parte e soprattutto una domanda tosta. Ecco, guardare la realtà con una logica diversa, sembrano dire le chiese cristiane, la logica dell'attenzione e dello scambio, peraltro una logica che ha arricchito sempre la civiltà europea, anche la nostra, italiana. Si chiude qui la prima parte del telegiornale, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.